Cari amici, juventini e non, Juventus Fiorentina, bella conferenza stampa, proprio non ha più alibi. Allegri non hai più alibi, non sai più cosa dire davanti ai microfoni e in più i giornalisti che vogliono sapere, vogliono delle risposte alle domande che ti dicono, però ovviamente trovi sempre una scusa e vai a dire che noi siamo a pari livello delle altre squadre, uguale alla Fiorentina. Cioè noi siamo a livello di competere con le altre squadre. Guardate, io sinceramente, come ho sempre detto, non guardo più, non serve guardare le conferenze stampa di questo pseudo allenatore, perché non ha più niente da dire per il simbolo che dà alla Juventus. E niente ragazzi, non c'è nulla da aggiungere, perché sinceramente mi trovo talmente in disgusto a vedere delle scusanti, perché Allegri trova sempre delle scusanti e non cerca di vedere l'essenza della disfatta in cui sta facendo alla Juventus. E non lo so. Ma fino a che andiamo? Fino a che punto andremo avanti? Dimmelo te. Allenatore, dimmelo te. Grande stratega dei moduli e della gestione dei punti. Che bisogna vedere il punticino, non lo so, non bisogna vedere l'equivalente della prestazione in cui ti ritrovi in questi 7-8 mesi, 10, fate quello che volete. Ma lui trova sempre il bicchiere mezzo pieno, il bicchiere mezzo pieno, e non si rende conto che non ha più scusanti, non ha più idee, non ha più DNA, a parte che Allegri non ha mai avuto un DNA juventino, non ha mai avuto un DNA juventino, perché lui è azionista.
E noi lo sappiamo, e lo sappiamo bene. Non lo so. Sinceramente non ho più voglia di discutere con questo allenatore, ma come tutti, perché non vale neanche la pena. Non vale neanche la pena. Ragazzi, detta questa piccolo preambolo, che tanto si parla sempre delle stesse cose, si parla sempre delle stesse cose. E non c'è nulla di nuovo, non c'è nulla da segnalare, ma di po in positivo con questo allenatore. E sinceramente, ci siamo rotti i cogliones a sentire sempre scusanti, sempre scusanti. Niente. Dice che la Juventus può fare il suo cammino molto, molto tranquillamente, tanto siamo ancora in dirittura di arrivare al quarto posto, però con questa mentalità che abbiamo, con questa mentalità di Allegri, perché Allegri non dà mentalità, non dà un fulcro di entusiasmo a questa squadra, e niente. Io intanto chiudo la parentesi. Io devo ringraziare a tutti coloro che si sono iscritti al canale. Va bene che l'ho sempre ribadito, l'ho sempre ripetuto nella mia precedente live, in cui ho messo lo sfondo, si chiama la miniatura di Del Piero, in cui ho visto con mia somma piacere che ho avuto un discreto coinvolgimento, che io sinceramente, ragazzi, non pensavo, perché le mie analisi della Juventus non posso calcolarmi uguale agli altri YouTuber. Però diciamo, io mi metto al pari, diciamo, degli altri YouTuber, però dicendo molto 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 come si chiama, molto sciallamente, perché bisogna essere scialli, non bisogna essere tattici, non bisogna essere molto tecnicisti di sapere, diciamo, il modo di vedere a commentare la Juventus. Perché nel resto, cosa vuoi commentare? Una prestazione di merda ad ogni partita, e in Coppa Italia, non lo so, perché non abbiamo neanche, come tutti hanno detto, tutti pensano, aspettative. Ma non penso che abbiamo aspettative, perché non ha più alibi, non ha più una cosa da dire, di dire Allegri,
Ragazzi, ho sbagliato. Abbiamo toccato un punto che dobbiamo risolvere. Ho sbagliato io. Dobbiamo migliorare. E tanto, tanto ogni volta dice dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare. Si vede. Si vede. Perché, non lo so, nella sua testa. Devi migliorare, nella sua testa devi migliorare, no? I giocatori. Punto. Punto. Ma basta, basta. Questa è la classica risposta che ogni YouTuber pensa. Devi migliorare la sua mentalità, il modo di pensare, perché il calcio è cambiato. La gestione in campo di meccanismo di approccio alle partite è cambiato. Allegri, se non capisci questa perla che ti diciamo e ti dico, vuol dire che resti nella tua mediocrità di mentalità e non alzi l'asticella di dire devo cambiare e possiamo migliorare mentalmente. Questo non l'hai mai detto. Ragazzi, io concludo. Scusate la lunghezza del video, però cosa dire? Ringrazio tutti quelli che si sono iscritti al canale. Spero di aumentare di community, perché io non mi baso sugli iscritti, sul numero di iscritti, per carità. Può anche far piacere. Ovviamente fa piacere, però almeno vedo il valore di coinvolgimento che sto dando a voi iscritti, a voi utenti che mi vedete per la prima volta e dite e fate un vostro ragionamento se vale la pena iscriversi al canale. Bene, io spero di dare più contenuti possibili, anche se nel mio canale sul banner della copertina di YouTube porterò qualcos'altro, anche gameplay, però è anche giusto cambiare, è anche giusto evolversi e portare anche qualcos'altro. Va bene, ditemi voi sotto nei commenti e noi ci sentiamo alla prossima. Va bene, tanto ringrazio ancora e ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi, però Allegri out. Allegri out, basta, hai finito, basta, bisogna cambiare pagina, basta, a posto, ovviamente, per adesso non si può fare, ma in un futuro lontano vedremo. Boh, ciao ragazzi.